questa importante infrastruttura che ha l'obbligo da un lato di permettere agli utenti vulnerabili, appunto i pedoni, di poter attraversare in sicurezza la strada, dall'altro rappresenteranno una misura che calmerà, cioè che riuscirà a far diminuire la velocità alle auto nei momenti in cui si approcciano ad aggiungere vicino un attraversamento pedonale rialzato, in quanto ecco a tutti quanti noto che qui a Roma abbiamo un'emergenza, l'emergenza pedoni. Abbiamo la triste siamo primi in Italia per morti pedoni sugli attraversamenti pedonali. Attualmente siamo al numero 37, l'anno scorso, parliamo non solo di Roma, parliamo anche della provincia e quant'altro, Roma la fa da padroni, siamo oltre la metà, per non parlare dei due terzi. Dunque sono numeri importanti, perché si parla appunto di persone che come veicolo hanno i piedi e non sono rispettati nei momenti in cui devono attraversare. Cioè i numeri di Roma rispetto alle vittime di incidenti stradali, soprattutto pedoni che attraversano le strisce pedonali, sono numeri per chi ha una responsabilità riguardo questo settore, sono numeri importanti, che ogni giorno ti interrogano se quello che stai facendo è abbastanza, è sufficiente, è la cosa giusta o meno. Ed è il motivo per cui, come dire, le competenze che ho messo insieme la sicurezza con le associazioni che diceva bene Alessandra, che sono uno straordinario patrimonio della città. Iniziare a realizzare gli attraversamenti pedonali rialzati in tutti i territori con una programmazione secondo me dei luoghi più cruciali, perché questo secondo me è quello che dobbiamo fare. Tante cose in questa città vanno fatte sulla base che il comitato è più consapevole e strilla di più, però i dati, e li raccoglie Roma Servizi e Mobilità in maniera straordinaria, sono fondamentali. Sono democratici, perché la cosa bella di lei è che sono democratici, sicuramente potranno, come dire, fornirci insieme alla polizia locale, che con difficoltà adesso ha condiviso i dati, un elenco dei luoghi dove è prioritario realizzarli, e a partire da quei luoghi lì, con lo stanziamento che metteremo, diciamo, nel previsionale, iniziare a realizzare nel 2025 i primi attraversamenti pedonali rialzati.